Buongiorno a tutti, abbiamo una grande ospite, Roberto Villa. Roberto, signor Roberto, è diciamo un pioniere, possiamo dire, di audiovisivo, nel campo di audiovisivo. È vero, sì. Giusto? Sì. Perché ho visto che avevi costituito la società a 20 anni? Sì. Cioè, addirittura prima che io nascessi, sì. Cioè a 20 anni, e cioè proprio un giovanotto di 20 anni, sì. Costituisce una società che si occupa di audiovisivo. Audiovisivo, sì. Fra l'altro la curiosità era che a quei tempi era vietato fotografare sostanzialmente. Ah. Cioè io non potevo fermarmi con un cavalletto, non potevo mettere un mezzo diverso Sì. se non appeso eventualmente al collo, ma non Alcuno. solo. Tutti i negativi, perché stiamo parlando di foto bianco e nero, allora si Certo. faceva, i negativi andavano tenuti a disponibilità della questura, perché io potevo fotografare un bandito Ah, e certo. loro venivano a vedere. Quindi, e poi le difficoltà che hanno costituito mi hanno convinto ad una cosa, a fare una, chiamiamola società di comunicazione audiovisiva, perché gli era consentito tutto. Certo. Tutto quello che non era consentito al singolo fotografo Sì? era consentito a una A una società. società. Certo, se io metto un cavalletto in Piazza Duomo ho il permesso, Certo. invece a quei tempi non ce n'erano permessi, Sì. era vietato tutto. Quindi, mentre invece chi aveva una produzione audiovisiva, una società anche pubblicitaria, era consentito a tutto. Altri tempi. Altri tempi. Altri E tempi. poi una grande carriera che hai fatto, no? Cioè proprio collaborazione con Rai, collaborazione con, cioè poi anche fotografo, hai fatto anche Anche tantissime fotografie, addirittura anche Playboy, ho letto, sì, è giusto? vero, Sì, vero, vero. cioè oltre che logicamente anche diciamo nel mondo di moda, piuttosto importante, l'hai fatto anche tantissime, ma cioè quindi tu sei, chi sei Roberto? Cioè tu sei, allora, docente, anche docente l'hai Beh, fatto. per forza, Eh insomma. sì, no? Per forza, sì. Ma com'è che è nata questa passione? Da dove nasce? Dalla comunicazione. Comunicazione. Allora, la fotocamera è un Sì. mezzo per comunicare. Certo. Quindi, nel 1948, io avevo 11 anni Sì. Sì. e ho scoperto che due studiosi, due scienziati americani, avevano elaborato la teoria della comunicazione. Io non conoscevo una parola d'inglese. Questo era in inglese. E cosa ho fatto allora? Ho preso il vocabolario, l'ho messo lì e ho cominciato a leggere questa cosa mirabolante che è la teoria della comunicazione, di cui tutti oggi fanno uso senza nemmeno saperlo. Perché sono venuto a conoscerla? Perché io compravo delle riviste americane, sempre leggendole con il Sì, vocabolario, a di tecnologia. 11 anni, A 10 11 anni, anni. Eh sì, 11 allora. Erano molto costose, fra l'altro. anni. Sì, Papà non me le pagava. certo. Allora, cosa facevo Dove io? andavi a rubare i soldi? Ecco, i soldi li recuperavo Sì? facendo delle costruzioni di alianti. Facevo Ah, dai. gli alianti, li vendevo agli amici che volevano, che avevano i papà ricchi, perché quando compri un oggetto che è largo 2 metri, Sì, vuol certo. dire c'è tanto lavoro. E quindi, siccome il tempo ce l'avevo, i soldi no, allora Anche l'unico la modo, passione anche per il eh sì, modellismo ce quella di, l'avevi. lo, perché mio nonno mi ha insegnato a lavorare molto, Ah, con le mani, a fare le piccole cose. sì. Quindi in casa mia non c'è niente che abbia fatto, che non abbia fatto io. Quindi tutto quello, certo, magari con l'aiuto di IKEA, insomma. Quindi queste cose qua. E comunque la comunicazione è il punto di riferimento. Infatti, nella moda,
Io ho smesso subito, non mi interessava, perché fai dei cataloghi. Tutti gli anni cambia 3-4 volte all'anno, ci sono i modelli nuovi, e tu continui a fare cataloghi, non è che sia una cosa molto intelligente. Io invece ho speso per cercare le persone che mi interessava. Quindi sono andato, ho iniziato nel 68 a collaborare con Dario Fo. Ah. Ho lavorato con 60 anni con lui, 60 anni, fino a che non è morto. Certo. Ecco, nel 2012 sì. Lui mi ha chiamato se volevo fare le foto sul lavoro che si chiamava il Picasso desnudo con Franca Rame. Quindi è l'ultimo spettacolo che hanno fatto insieme, perché poi lei è mancata, certo. E quindi lui è rimasto solo. Pensa, lui mi ha detto, se fai la mostra del lavoro che abbiamo fatto qui stasera, quella sera, mi ha detto, io vengo a recitarvi Mistero Buffo. Io l'ho detto dal sindaco, a tutti quanti. Ah, mi hanno detto, che bella idea, e se ne sono andati. Quindi, gente, guarda, la cultura è una cosa molto difficile. L'altro invece con il quale ho lavorato più di 100 giorni in Medio Oriente è stato Pasolini. E Pasolini, così come Dario Fo, l'abbiamo portato da Tokyo a Buenos Aires, da San Paolo in Brasile a Pechino, quindi abbiamo fatto cose molto, molto importanti per la cultura italiana all'estero. Quindi era questo, è grande studioso, certo. Ovviamente. Per cui lui, quando faceva un film, lo aveva pensato, scritto, e ne aveva fatto la regia. Certo. E la tecnica non la conosceva bene, però con un direttore della fotografia non ti preoccupi. Certo. Quello che voleva fare lui sempre era l'operatore, aveva sempre la macchina in mano, e allora le macchine pesavano anche 30 kg. Certo. Quindi non era una macchina da poco. Ma com'era lui come persona? Una persona squisita. Sì. Squisita, gentile. C'è una foto che magari un giorno ti porterò, dove lui è così, io sono di fianco, sì. Io non vedo cosa ce l'ha, ma sento un grande rumore, è caduto un fondale mentre lui stava riprendendo, e ho detto vediamo come, lui ha alzato un braccio così, sorridendo, e ha detto che salame, questa era Pasolini. Dai. Non ha mai gridato una sola volta, non faceva regista con la sedia con scritto dietro regista, lui era in mezzo agli altri, anzi qualcheduno dei romani con delle belle pance si lamentava perché lui si muoveva rapidamente e loro dovevano stargli dietro e infatti dicevano, ma io non sono mica tutto pelle e muscoli come lui, no? Sì. Ecco, quindi, però è una persona amata da tutti. Pensa, una volta una scena del Fiore delle Mille e Una Notte, eravamo a Isfahan, in quella che si chiamava Persia, oggi si chiama Iran, noi ci siamo stati 2 anni fa di nuovo, mia moglie e io, e a rivedere tutti i posti dove è stato girato il film. E una scena stava per riprendersi, torno a dire, la 40ª volta, perché qui lui era con la macchina da ripresa, lì c'era un punto dove una ragazza, in realtà era un ragazzino travestito da ragazzo, che si fermava lì, piccolo, alto così, e non dice niente a Pasolini, ma ciak 2, ciak 3, e va avanti. Io mi sono avvicinato, gli ho detto, scusa Pierpaolo, ma ti sei accorto che tutte le volte che si ferma sul punto che gli hai indicato, si alza in piedi e ricade sui talloni? Cioè, si alza e fa così. Sì. E lui, seraficamente, dice, ecco perché mi va fuori quadro. Non c'è stato nessuno che ha avuto il coraggio di dirglielo, per gentilezza,
per rispetto, non per terrore. Certo. E lui si è girato agli altri, ma perché non me l'avete detto? Così, non è che era una persona squisita. Ma sì, cioè, immaginavo molto diversamente come Pasolini, no? Sì, cioè, sì, perché sì. Cioè, non era un uomo, diciamo, nemmeno clemente, nel senso no. Era cioè, molto anche forte anche, no? Nel sì. Linguaggio. Sì, 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 però aveva questo, diciamo, gentilezza, non so, generosità. Sì, 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 generosità, è vero. Sì. È un uomo generoso, infatti, fin da giovanissimo, lui a Versutta, in Veneto, sì? Vicino a Casarsa, dove lui era, aveva istituito una piccola scuola per i ragazzi del paese che, non avendo scuole, erano molto disagiati e anche ignoranti, sì. Quindi si è occupato sempre degli altri, certo. Sempre degli altri. Io ho imparato da questa gente, quindi io ho lavorato sempre per il sociale, certo. Quindi quello che devi sapere è prendere delle cose e farle poi perché abbiano un senso. Vedi, quando ho seguito Pasolini, Dario Fo, io non ho mai venduto una fotografia allora. Non puoi vendere le foto di Dario Fo che lavora vestito da nero su un fondo nero. Era impossibile. Pensa, una volta io ero con lui, sì. Eravamo in tre. Sì. C'era lui sul palco, in platea era seduta Franca Rame, c'è la moglie. E Dario mi dice, ma come facciamo a far vedere il movimento, perché lui muoveva molto, certo, no? Ovviamente. Il movimento con la fotografia, e io scherzando gli dico, guarda che quello si chiama cinema, non è fotografia, però gli ho detto, se tu fai dei movimenti su vestito di nero, fondo nero, hai le mani bianche, io posso usare un tempo lento e tu lasci la strisciata e facciamo delle prove. Franca, che era giù, dice, sembrate due pirla lì sopra. Ecco, il Nobel e la moglie, capisci? La visione che quando si è molto vicini, sì. Uno perde l'importanza, certo. del personaggio e la moglie. E Franca è una donna magnifica perché, certo. Ha fatto grandi cose proprio per il sociale ed era stata violentata dai fascisti, lei, certo. Ha vissuto momenti molto brutti. Quindi il mio lavoro è sempre stato di cercare altri, sì. Così come con Giorgio Albertazzi, così come con Alberto Sordi, con Gina Lollobrigida, mamma mia, tutti, perché io andavo da quelli importanti, non mi interessava, e ti dicevo, volete, quelli mi invitavano, e io andavo sempre su invito, non mi sono mai permesso di fare qualcosa che fosse non sotto invito, così come le mostre, io non ho mai fatto collettive, ho fatto sempre mostre individuali. Cioè, io devo presentare Pasolini, ci sono un sacco di altri attorno, non c'entrano niente, anche se qualche volta qualcuno mi ha tirato qualche tiro, nel senso che io ho fatto la mostra e sono venuti infilando delle cose, ma non mi piacciono queste, certo. Io sono uno molto tranquillo, molto sereno e non voglio imbrogliare nessuno, quindi certamente. Le cose o si fanno bene o non si fanno. Sì. Poi, cioè, archivio, cioè. Archivio, ho circa 2 milioni di foto, circa 2 milioni che sono tutte catalogate. Certo. Cioè, se tu mi dici di trovarti una cosa, ci metto 5 minuti al più tardi. Certo. Sì, perché sono tutte catalogate per genere e personaggi, musica, eccetera. Cioè, molti conoscono Lucio Dalla, mm-hmm. e Lucio Battisti. Io l'ho conosciuti, fotografati tutti e due. E pensa, Lucio Battisti
ero con mio fratello Graziano, lui ha continuato a fare il fotografo, sì, e continua ancora oggi. Continua ancora oggi? Sì, è un ostinato. E continua. Ed eravamo in Brasile. Sì. Io ero invitato a una serata brasiliana, tu sai che cosa fanno? Mettono un finto, una finta disposizione di sedie che sembra un locale da ballo, sembra un bar. Ecco, arrivo, ovviamente prima che incominci il lavoro di ripresa, e c'è una coppia seduta ad un tavolo un po' al buio, e mettiamo le macchine su un tavolino e parliamo, e questi due signori qua, che non ho guardato bene chi fossero, dicono: nemmeno qui, in italiano, nemmeno qui si può stare senza fotografi. Era Lucio Battisti e il suo paroliere. Quindi io non dico nulla perché non avevo da replicare, però durante la serata, sì, sono chiamato prima io. Ah. E tu lo sai come fanno i brasiliani? Un mas grande fotografo di tutto il mondo, sì, Roberto Villa, eh? E vado io. E poi chiamano Battisti e poi dicono: ah, c'è un amico di Roberto che è Battisti. Quindi lui era completamente sconosciuto. Per cui accadevano anche di queste cose. Certo. Mentre stai facendo altro ti capita questo. Un'altra avventura, si fa per dire, è sempre con Battisti, sì, e Mogol, è che eravamo a San Paolo, li porto in giro nei più importanti locali dove si fa musica, sì, brasiliana, di tutti i tipi, sì, e Battisti conclude: no, i brasiliani non capiscono niente di musica. Vabbè, io non so se Frank Sinatra canta le canzoni di Lucio Battisti, ma certamente nemmeno altri, per cui devo dire molto presuntuosi. E tu sai, vai lì con modestia e scopri che poi la gente non è quello che sembra. Certo. E accadono dei piccoli episodi che smontano le, certo, figure ufficiali davanti, sì, a, certo, cose molto semplici. Certo. Ora torniamo a Pasolini, che questo libro ha editato, hai venduto più di 6.000 copie. Eh sì, quello che ha comperato, almeno quelle che ha comperato Amazon erano queste. Poi 6.000. Eh beh sì, cioè, perché poi era l'anno scorso, era importante anche, no? Cioè proprio... Era il 2022, esatto, sì. 2022 è stato il centenario di Pasolini. Centenario, certo. Sì. Quindi sì, è uscito lì il libro, sì, e ha fatto molto, molto successo. Allora, che cosa si tratta allora questo libro? Questo libro racconta... Di Oriente, di Pier Paolo Pasolini. Ecco, racconta, sì, i 100 giorni con, ah, che sì, ho potuto vivere insieme a Pasolini in Medio Oriente, certo, sul set del film, certo. Quindi voglio dire, c'è una foto, adesso non so nemmeno se si vede qua, in cui Pasolini è davanti a me, sì, e ha a fianco, sì, ha un giovane con il, eccola qua, con il Chuck, e io gli dico: Pierpaolo, scusa, e prendo il Chuck da questo ragazzo, glielo passo, gli dico: ti faccio un ritratto così. E lui mi dice: sì, ma è una finzione. E gli ho detto: beh, anche il cinema è una finzione. E lui ride, nelle foto non ride mai, sì, e ride a me, sì, perché? Perché c'era un dibattito da parte nostra, sì, lui sosteneva che il cinema è il film, è il linguaggio del reale, che il cinema è il linguaggio del reale, mentre invece io sostenevo che il cinema è un linguaggio, basta, sì, non del reale, del reale è una forzatura, certo, perché d'altra parte ecco perché si fa le fiction, ecco perché si fanno i film. E lui per quale motivo sosteneva questo? Perché pensava che nel momento in cui c'è la parte di un duca da fare, lui usa un duca vero, ma lo sa solamente lui. Certo. Quindi non è vero che se tu
usi uno schiavo in un film, anche gli altri lo sappiano che è uno schiavo vero piuttosto. Quindi c'era un po' di equivoci, per cui la battuta del ma anche il cinema è una finzione lo ha fatto ridere, perché sapeva che tra noi due c'era questa dimensione di scontro linguistico, dove uno sosteneva il cinema come linguaggio e l'altro come linguaggio del reale. Certo. Questo è appunto un lavoro che mi è costato 100 giorni di trasferimenti da tutte le parti, tra Yemen e Etiopia, Persia, siamo stati in 18 paesi. Certo. E in tutti i paesi io ho restituito la popolazione com'era. Sì. Che, e talvolta la popolazione era uguale a quelli del film. Certo. Per cui se qualcuno di questi entrava nelle riprese, sì, era uguale, perfetto. Capisco. Sì, in effetti è vero perché anche nella produzione loro, no? Cioè, magari anche il tappeto, cioè qualsiasi cosa, sì, cioè, come faceva anche 1000 anni fa, anche 500 anni fa, sì, oggi lo fanno anche ancora ugualmente. Sì, 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 è vero. Sì, e quindi cioè, torniamo, cioè, no? Andiamo nel suc, cioè lavorano come lavoravano 300 anni fa. Esatto, sì. Esatto, esatto. Sì. Ecco, quello che è stato un'attenzione che faccio automaticamente, certo, è che tutte le foto sono composte seguendo rigorosamente direi il meccanismo compositivo che viene dalla storia dell'arte, sì, e poi dalla teoria dell'informazione. Quindi, cioè, intuisco... sono composte seguendo appunto, sì, sezioni auree eccetera, okay, perché vedi, se tu vuoi fare una cattiveria a un tuo cliente, cosa che non farai mai, certo, e chiedergli se sa come funziona il suo obiettivo. Certo. Il suo obiettivo lavora secondo le leggi del 1400 sulla teoria della prospettiva centrale. Certo. Ma lavora sempre in prospettiva centrale. Certo. Sempre. Lui vede sempre così. Sì. E dove al centro c'è, certo, il soggetto. Quando si fanno cose come si facevano un tempo con le macchine basculabili, mm-hmm, tu potevi fare un lavoro di una scatola e farla apparire così come l'aveva disegnata nel RAF, sì, il tuo disegnatore. Certo, o la, certo. Perché? Perché spostavi la macchina, la decentravi, mettevi su con un tubo così lungo di... certo. E usavi, sì, un obiettivo che avesse una copertura di questo, certo, genere. Certo. Per usarne solo una fettina. Certo. Quindi potevi fare dei lavori con la macchina a corpo solido, non puoi fare niente di tutto questo, devi accontentarti di una prospettiva fissa, però quando tu la usi puoi scegliere le angolazioni, puoi scegliere i rapporti, sì, di spazio, certo, di colore, di bianco, di nero, in modo tale che il soggetto risulti essere sempre il più importante all'interno dello schema, certo, che tra l'altro la macchina fotografica lavora in prospettiva aurea, certo, è un 24x36. No? Sì, certo. Quindi, ma sei stato sempre fianco a Pasolini, cioè praticamente tutti, sì, i giorni. Sì, sì, che intuisco che hai una, diciamo, una certa non solo simpatia, ma come dire, complicità. Ma sì, sì, perché infatti eravamo, cioè, noi due a parlare, sì, di queste cose. Sì, cioè, perché cioè, lui è artista, cioè regista, eccetera, no? Cioè, ma tu, cioè, hai stessa, diciamo, capacità anche linguistica, no? Linguisticamente, cioè, riesci a, diciamo, a decifrare. Esatto, no? Hai detto giusto, decifrare. Sì, sì. Grande, cioè, quindi... Questo è documentazione. È la documentazione del lavoro fatto, mi pare che siano 280 immagini, sì, e sempre usando la luce ambiente, perché non potevo. Certo. Ero diventato così
presenza abituale sì. nell'ambito del lavoro con Pasolini. Ma questa bella foto che ti dicevo, no? Sì. Quando è caduto tutto e a questo punto lui ha detto che salame a quell'altro. E, sì, è detto giusto, perché eravamo sempre a discutere delle cose quando gli altri magari pranzavano, allora sì. si chiacchierava un attimo di più. Sì. E c'era questa simpatia e complicità, certo. Sì, inevitabile, inevitabile. Sì. Certo. I posti erano magnifici e 2 anni fa Rosalba e io siamo stati a rivederli. Lei ha visto tante volte le fotografie sì. che trovava i posti lei. Qui sì. avete fatto questo, perché se li ricordava dopo aver visto le foto. Certo, certo. Perché siamo stati sia a Teheran e poi da Teheran siamo 400 km di viaggio in macchina, tutto rettilineo. Siamo andati a Isfahan, che è una città bellissima con delle moschee fortissime, sì, grandi, certo. grandi. Sai perché ha scelto anche le moschee come suo terreno di fotografia, come location? Perché sono celesti. Il celeste rappresenta sempre l'azzurro del cielo, il certo. cielo, no? Quindi c'è questa aria sì. celestiale, certo. si dice, certo. no? che è estremamente interessante. Quindi vedere un film di Pasolini significa intanto non andare a seguire, come fanno tutti, il racconto. Perché il racconto è un pretesto per dire altre cose. Ci sono cose che tu certo. non puoi dire a parole. Sì. Allora, le puoi dire con uno strumento diverso. Lo strumento in questo caso è il film. L'ultimo film che ha fatto, I 100 giorni di Sodoma e Gomorra, è un film terribile. È un film terribile perché invece di fare come si fa in cinema, dove tu proponi una cosa che ne vuol dire un'altra, lui ha rovesciato il meccanismo. Ha proposto l'orrenda, lo straziante elemento della deprivazione sì. Della libertà imposta dal fascismo attraverso i corpi proprio delle persone, perché ha fatto un salto enorme. Non era l'ultimo film che voleva fare, perché l'ultimo film non l'ha fatto, avrebbe dovuto chiamarsi Petrolio, ah. ma sai, lì ci sono state tante questioni per cui probabilmente quello è il motivo per cui l'hanno ucciso, perché Petrolio metteva in evidenza molti drammi oscuri politici e anche banditeschi della, sì. della situazione italiana di quei tempi. Certo. Ti ringrazio di questo racconto bellissimo, cioè io ascolterei ancora molto di più, molto no. di più, cioè, no? Cioè sarebbe troppo, bello anche creare una serata, anche, no? Allora cioè, puoi fare, di io vengo. Proiezione e che tu no, racconti questo tipo di storie, perché vedere cioè, lui così sorridente, no? Cioè, perché è stata una perdita così enorme culturalmente di cultura, cioè società sì, sì. italiana. Sì, 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 è vero, perché vedi, quando io gli ho detto, ma guarda, la gente crede che tu sia un mago, un vate, no? Sì. Uno che... E lui mi dice, ma per carità, io sono uno che legge, sì. studia e trae delle conclusioni, come fa chi, può fare chiunque. Certo. certo. E se uno non legge, non studia, ha poche conclusioni da trarre. No? Va bene, bene, benissimo. Allora, con questa promessa, diciamo, no? di organizzare una serata che tu racconti, va bene, cioè, no, va bene anche Pasolini, va bene anche la tua vita, no? Cioè, tutto quello che hai fatto, anche della... sì, cioè, perché... Non solo Pasolini, in realtà, è vero, perché i tuoi racconti sono affascinanti. Guarda, è una cosa che mi è molto piaciuta fare, sono andato in Calabria a farla, a Scalea, abbiamo, Scalea, Scalea, sì, abbiamo presentato
Finché c'è guerra c'è speranza, di Alberto Sordi. Sì. Io sono andato sul set di Alberto, invitato da lui, sono stato un bel po' di tempo, abbiamo fatto molto lavoro insieme, divertendoci anche. E anche lui, al contrario di Pasolini, non è stato preso in considerazione perché era un intellettuale che usava la comicità per dire cose importanti. Nel film Finché c'è guerra c'è speranza ci sono tutti episodi veri. Perché dico veri? Non serviva che me lo dicesse lui, ma gli episodi erano veri perché io mi ricordo i giornali di quel tempo che dicevano di questo commerciante d'armi che era stato a Beaulieu, dove a bordo di uno yacht aveva trattato affari di armi enormi per esportarle in Africa, e c'era questo venditore che girava il mondo. Io non so il nome, non me lo ricordo, certo, il nome di questo di allora, ma mi ricordo tutte le parti del film che si sono verificate come elemento di collegamento a questo personaggio e a queste serie di problemi, incidenti, certo, che poi hanno descritto la storia del film che Alberto Sordi ha fatto. Alberto Sordi, quando gli ho detto che cosa pensa del cinema in futuro, lui si è fermato con una sigaretta in mano e l'ho fotografato e lo sguardo perduto, perché capiva che fare il cinema serio era difficile e lui come comico non era interpretato come testimone del sociale. Pensa, c'è un momento di questo film dove c'è una famiglia che scopre che lui è un trafficante d'armi, no? E quindi gli dicono, ma insomma, tu stai facendo un lavoro. E qui lui dice una cosa molto semplice, dice, sentite, io devo partire fra un'ora con l'aereo, vado a riposarmi un attimo, se volete che io torni a vendere rubinetti, però dimenticatevi le cose di lusso, dimenticatevi tutto, mi chiamate fra 50 minuti, se no mi lasciate dormire. Lo chiamano mezz'ora prima, quindi prima del... E lui dice, ah, vedi questi qua che mi chiamano addirittura prima, per cui non rinunciavano. Ma la cosa che fa dire poi a un certo momento alla signora che fa la moglie in quel film, gli fa dire, sapessi com'è duro passare le giornate senza fare niente. Hai capito? Questa ricca, perché lui vendeva armi, certo, è triste perché passava le giornate senza fare niente. Certo. Quindi tutte queste contraddizioni lui le ha fatte rilevare, ma in tanti suoi film, io ne, certo, ne ho seguito personalmente uno, è che il comico non è mai preso sul serio e lui era un intellettuale. Pensa, c'è una divertente situazione in un film che è fatto a episodi e si chiama Il Malconcio, vado a vedere perché lo trovi in internet, certo, Il Malconcio, ed è un nobile che improvvisamente nelle strade di Roma trova un tale Malconcio che lui lo prende, lo tira nella sua Rolls Royce bianca e cerca di notte un ospedale dove lasciarlo, sì, e non trova nessuno perché, sì, per un motivo o per l'altro, sì, non trova niente, sì, e durante questa migrazione parla male delle suore, parla male della chiesa, sì, in maniera, sì, esplicita, però cita lo scisma di Lefebvre, che era un elemento importante per quello che riguardava la religione, e uno che non le sa le cose, non le dice. Quindi lui era molto colto, salvo che facendo un genere comico non ne veniva preso nemmeno, certo, un pezzetto in considerazione. Certo. Bene. Grazie Roberto, cioè, è stato veramente un grandissimo piacere. Ah, l'ultimo. No. Questo quindi libro si trova Amazon. Sì, almeno se ce l'hanno ancora, sì.
ci hanno ancora. Se no ti do il nome dell'editore. Ah sì, allora, editore è NFC. Si chiama NFC, ti do l'indirizzo. E se va bene, NFC. Ha voglia di comprarlo. Va bene. Ti facciamo dello sconto. Grazie.